Buongiorno, oggi in realtà cominciamo il vero e proprio corso di convertitori elettronici dopo una prima lezione introduttiva, però in realtà nella prima lezione vi avevo evidenziato quelli che erano i contenuti del corso, le modalità di esame che adesso scorreremo velocemente con queste diapositive. Come vi ho accennato, il corso è presente su Google Classroom, questo è il codice, per cui chi non ha ancora avuto la possibilità di iscriversi lo può fare utilizzando questo codice. E qui vedete un po' quelle che sono le modalità di erogazione, la parte di proveduccità, la parte di modalità di esame. Come vi avevo evidenziato l'altra volta, l'esame è diviso in due parti, c'è una prima parte che è una prova di simulazione, quindi farete degli esercizi che poi replicherete ciò che farete durante il corso, e poi c'è una prova pratica che si farà in laboratorio, che in sostanza vi vedrà cimentarvi con il prototipo, il progetto dell'anno che avrete realizzato durante l'esercitazione, da cui poi deriverà qualche domanda di tipo teorico. Non ci sono dispense, questo non ricordo se la prima lezione ve l'avevo accennato, non dovete acquistare libri, nulla, potete tranquillamente utilizzare le dispense che io man mano caricherò su Google Classroom, ho già caricato la prima. Consiglio che vi do, casomai ve le potete prendere, se avete i dispositivi elettronici, prendere appunti direttamente sui dispositivi elettronici, altrimenti se le stampate, ve le stampate prima e prendete appunti direttamente in classe. In questo modo, diciamo, impiegate meno tempo a scrivere, avete la possibilità di seguire maggiormente, con maggiore attenzione, poi la parte teorica che faremo in classe. Qui, diciamo, vi ho messo un testo, ma come testo di riferimento per chi poi un domani volesse approfondire quelle che sono le tematiche nell'ambito dei convertitori elettronici, quindi non serve per il corso, serve per eventuali futuri approfondimenti. È un testo che, a differenza di altri che ce ne sono diversi sull'elettronica di potenza, sono un po' più didattici, il Rashid in realtà vi mette a disposizione anche alcuni strumenti per poter fare poi la progettazione reale, l'implementazione e la realizzazione di prototipi di convertitori, per cui ecco, ha un qualcosa in più rispetto agli altri per ciò che riguarda gli aspetti più pratici di realizzazione. Però, come vi dicevo, durante l'erogazione delle ore del corso di convertitori elettronici avrete la possibilità di seguire un iter formativo che sarà basato su tre pilastri principali: uno teorico, uno numerico e uno sperimentale di laboratorio. Questi sono i contenuti che faremo nella parte teorica. Vi avevo accennato a un'introduzione che è quella che faremo oggi sui dispositivi di potenza. Avete già fatto qualcosa negli altri corsi, però preferisco un po' rimarcarvi quelli che sono i concetti che servono a noi poi per la progettazione e realizzazione di convertitori elettronici. Non tratteremo, come vedrete, nelle ore di teoria i raddrizzatori, perché come vi ho detto abbiamo deciso nella pianificazione delle tematiche di ovviamente lasciarlo nella parte di sistemi elettrici, perché riguarda più la generazione di armoniche, quindi l'interesse maggiore è verso i sistemi elettrici, quindi noi ci limiteremo a lavorare sui convertitori DC-DC e convertitori DC-AC, sulle tipologie che vedete evidenziate nella slide, faremo le tecniche di modulazione e chiuderemo il corso con i convertitori multilivello. Questa è la parte dei contenuti di tipo teorico. Queste sono le simulazioni, lavoreremo sulla piattaforma Simulink che già conoscete, e ognuno di queste tematiche evidenziate sarà una delle esercitazioni che farete in laboratorio, e quindi realizzeremo le strutture che vedremo nella parte teorica, le faremo in Simulink, testeremo poi diverse tipologie di convertitori con diversi parametri, in modo tale da avere già una maggiore conoscenza di quello che è il funzionamento del convertitore, quindi partendo da quelle che sono le formule analitiche che mi descrivono il modello, poi dal modello, invertendo il modello, riesco a capire come controllare un particolare convertitore, e quindi attraverso la simulazione potrete provare sia il modello che il controllo del convertitore. Per
cui sarà importante questa parte di simulazione perché vi permetterà di approfondire maggiormente quelli che sono gli argomenti teorici. Vi dico già che poiché abbiamo deciso di suddividere in tre l'erogazione del corso, alcune nozioni verranno fatte esclusivamente nella parte di simulazione medico. Quindi considerate le tre colonne su cui è poggiato questo corso come colonne essenziali per potervi poi fornire la parte di contenuti che vi serve al termine del corso. Questa poi è la parte di laboratorio, la parte di laboratorio che si farà nel laboratorio di automazione industriale, dove cominceremo già dal prossimo mercoledì in realtà a fare una prima esercitazione, poi vi dirò le modalità, poiché mercoledì abbiamo tre ore, farò venire due o tre gruppi, a seconda di come vi siete organizzati, per un'ora e mezza, e gli altri gruppi per la seconda metà delle ore. Cominceremo con la caratterizzazione degli interruttori, poiché noi dovremo realizzare i convertitori, oltre che studiarli, dobbiamo cominciare a capire come si montano, come si caratterizzano, qual è il loro comportamento reale, non solo ideale, e da lì capire tutte le problematiche di implementazione che poi ne derivano. Poi farete, ovviamente, vedrete, se confrontate le tematiche dei tre ambiti, si replicano abbastanza fedelmente quelle che sono le tematiche sviluppate nella teoria, in laboratorio, a livello simulativo, quindi laboratorio numerico, nel laboratorio sperimentale che faremo presso il laboratorio di automazione industriale. La parte di inverter trifase sarà quella che vi coinvolgerà orientativamente a cominciare da qui a un mese, quindi avrete un 3-4 settimane in cui realizzerete i convertitori di CDC, sia lo step down che lo step up, e poi vi concentrerete sul progetto proprio del corso, che è quello della realizzazione di un inverter trifase. Se chiedete un po' ai vostri colleghi, facciamo, che già l'hanno fatto il corso, facciamo realizzare un inverter industriale trifase che alimenta un motore asincrono, ovviamente piccolo, di piccola potenza, per evitare di dover gestire potenze troppo elevate, però diciamo questo sarà il progetto che vi vedrà coinvolti in maniera massiccia nella parte di laboratorio. E per questo motivo, come vi accennavo l'altra volta, verso la seconda metà del corso diminuiranno un po' le ore di teoria e cominceranno ad aumentare invece le ore di laboratorio. Quindi l'invito che vi ripeto, che vi ho fatto già l'altra volta, è di non perdere il passo sia con, oltre che con la teoria ovviamente, ma anche per la parte di simulazioni numeriche e soprattutto per il laboratorio, perché sono tutti argomenti correlati e saltare una tematica poi vi comporta l'accumularsi di lacune che poi non sarà difficile per voi compensare. E poi però di contro c'è la disponibilità, come vi ho detto, se perdete qualche lezione, diciamo sulla parte di laboratorio, essendo organizzati in gruppi, avrete già la possibilità un po' di riprendere quello che è il filo all'interno del gruppo, ma se è necessario, noi per alcuni casi, in alcuni anni abbiamo fatto rifare completamente a dei gruppi il progetto, il laboratorio, quindi abbiamo ripianificato le lezioni, quindi c'è la piena disponibilità da parte nostra a venirvi incontro per esigenze particolari, si dovessero manifestare per insomma, perdere di lezioni o gruppi di lezioni. Cominciamo adesso un po' a entrare nel vivo del corso. L'altra volta vi parlai un po' di quella che è l'evoluzione dell'elettronica di potenza che ha consentito oggi di arrivare a delle implementazioni che fino a pochi anni fa sembravano completamente quasi irraggiungibili. Il tutto si è sviluppato diciamo partendo dalle valvole, che erano questi dispositivi, le valvole elettroniche, che erano dei dispositivi che consentivano di amplificare dei segnali. Su questa tecnologia si è basata tutta la radiodiffusione che c'è stato per diversi anni. Poi a un certo punto questi dispositivi, vedremo, sono stati utilizzati anche per implementare della tecnologia di tipo digitale, quindi non era più solo necessario amplificare dei segnali, ma anche svolgere delle operazioni, e come sapete i primi calcolatori che si basavano sul transistor si sono sviluppati negli anni 80, anni 90, quindi la tecnologia dell'elettronica di potenza è andata in evoluzione, diciamo mantenendo bene o male quelli che erano
le caratteristiche dell'amplificazione di potenza per quanto riguarda le valvole. Diciamo, oggi si riescono a amplificare qualche kilowatt in analogico, ma non si riesce ad andare oltre, ma soprattutto l'impatto più massiccio c'è stato nel settore digitale, sia digitale di segnale ma anche digitale di potenza. È proprio nel digitale di potenza, che sul digitale di potenza che si basano gli attuali convertitori elettronici. Questi sono alcuni dispositivi che si trovano oggi, che caratterizzano dei convertitori di alta potenza e che consentono oggi di avere tutta una serie di implementazioni in ambito industriale. La robotica, tutti i processi automatizzati si basano sull'utilizzo di convertitori elettromeccanici, quindi motori di convertitori elettronici, ma non solo, anche la trazione ferroviaria. Diciamo, nell'ambito della trazione ferroviaria si sono raggiunti notevoli progressi, sia dal punto di vista delle performance dinamiche che dal punto di vista dell'efficienza energetica. Efficienza energetica significa riesco a ottenere la stessa missione con consumi più bassi. Performance dinamiche, se voi fate il confronto fra i treni che c'erano negli anni 70, 80, 90 e quelli che ci sono attualmente, avete visto la grossa evoluzione che si è avuto in termini di velocità, di prestazioni dei treni. E questo è successo grazie soprattutto all'elettronica di potenza, che ha consentito di andare a controllare dei motori o grosse batterie di motori di alta potenza senza le limitazioni che si avevano in precedenza. Quindi elettronica di potenza che, per quello che ci riguarda, ovviamente noi tratteremo esclusivamente la parte di convertitori elettronici, convertitori discreti, convertitori di piccola, media e alta potenza per applicazioni industriali o trazione elettrica, e ovviamente lasceremo tutto ciò che riguarda l'elettronica digitale, che ovviamente non riguardano questo corso. Però ci occuperemo di capire come funzionano questi convertitori, che in realtà mi consentono di sopperire ad alcuni gap tecnologici che si erano formati negli ultimi anni, e cioè quelli appunto di prevedere delle alimentazioni regolabili partendo da alimentazioni rigide, fra virgolette. Se ad esempio vedete l'alimentazione che c'è in una qualsiasi plug domestica o di tipo industriale, ad esempio vi trovate un'alimentazione che è 380, 50 Hz, trifase, ma se avete la necessità di alimentare un motore e controllare la velocità, ad esempio il motore asincrono, sapete che avete bisogno di regolare sia la frequenza che l'ampiezza della sinusoide. E invece il collegarlo semplicemente a un quadro elettrico di tipo industriale vi consente di far lavorare il motore in un unico punto di lavoro. E ciò, ad esempio, se pensiamo all'automazione industriale, non è una cosa che mi consente, ad esempio, di implementare alcuni cicli produttivi, di alimentare alcune macchine operatrici che hanno bisogno di velocità variabile, posizione variabile e così via. E quindi la possibilità di utilizzare dei convertitori elettronici che sono di tipo discreto, vi ricordate l'altra volta abbiamo anche già evidenziato cosa significa, cioè significa non avere la possibilità di amplificare un segnale analogico, ma di lavorare su segnali discreti, quindi di prendere dei valori di tensione che poi posso parzializzare, e sfruttando la natura passabasso che di solito hanno tutti i miei carichi, che siano reti, che siano motori e così via, riesco ad avere dei profili di corrente che sono, diciamo, sicuramente più vicini a quelle che sono le esigenze che man mano che si presentano per le varie applicazioni. Sulla parte di convertitori, ad esempio, quando parliamo di convertitori DC-DC, parliamo di convertitori che, partendo da una tensione in continua, riescono a generarmi in uscita, a crearmi in uscita una tensione regolabile. Però vi ricordate, abbiamo detto che in realtà quello che mi realizza il convertitore è la regolazione non tanto del valore istantaneo della tensione, ma del valore medio, perché lavorando con elementi discreti io ho la possibilità, ad esempio, come vedremo nel caso del chopper, di parzializzare questa forma d'onda di tensione, che è costante in questo caso, e quindi in funzione di come parzializzo la tensione ho la possibilità di variare il valore medio della tensione. Di riflesso, il valore medio della tensione mi permette di andare a controllare il valore della corrente sul carico. Questo ovviamente lo vedremo in dettaglio. Però, in linea di principio, un convertitore DC-DC
è quello che vi consente di ottenere una tensione regolabile in continua in uscita partendo da una tensione fissa sempre costante in ingresso. Convertitori DC a C, l'inverter di cui abbiamo parlato prima, no? Invertitore, l'inverter monofase o trifase è un convertitore che partendo da una tensione in continua è in grado di generarmi in uscita un'alimentazione sinusoidale variabile in ogni caso, in cui ho la possibilità di variare sia la frequenza che l'ampiezza. Vedremo anche in questo caso che io non è che otterrò una perfetta sinusoide, a meno che non inserisca dei filtri costosi, quindi che l'applicazione lo richiede in particolare, in un caso particolare, ma in generale ho sempre una forma d'onda di tensione parzializzata in cui in sostanza la capacità passa a basso poi dei carichi mi consentono di avere delle correnti di tipo pseudosinusoidale. Comunque nel caso di convertitori DC a C sono convertitori che mi permettono da un'alimentazione in continua di avere un'alimentazione in alternata. Nel caso particolare di convertitori regolabili, un'alimentazione in alternata in cui posso variare sia la frequenza che l'ampiezza. Per quanto riguarda invece gli ACDC, sono i raddrizzatori, abbiamo detto non ce ne occuperemo nel dettaglio, però capite benissimo che sono dei convertitori che non fanno altro che raddrizzarmi questa forma d'onda in ingresso, che sono quelli che poi, vi avevo accennato, creano anche le maggiori problematiche dal punto di vista delle iniezioni di armoniche in rete, per cui questa parte viene sviluppata nell'ambito di altri corsi. Però ad esempio quando farete l'inverter di laboratorio ci sarà uno stadio, un raddrizzatore in ingresso, quindi abbiamo la possibilità o di alimentare direttamente in continuo il nostro inverter oppure aggiungerci un raddrizzatore in ingresso che mi consente poi dall'alimentazione monofase in alternata in quel caso di avere una tensione in continua con cui poi andare a pilotare, ad alimentare il mio inverter. E poi ci sono, in realtà questi trovano un'applicazione un po' più limitata, i convertitori AC-AC, cioè quelli che partendo da un'alimentazione in alternata mi consentono di avere in uscita un'alimentazione sempre in alternata ma regolabile. Ad esempio il caso dei cicloconvertitori, convertitori di frequenza, vengono utilizzati sostanzialmente per grosse potenze e quindi mi permettono di avere delle prestazioni migliori in termini di soprattutto di lavorare in altissima potenza, ad esempio in applicazioni navali ci sono ancora dei cicloconvertitori, dei dispositivi che in sostanza partendo da un'alternata mi consentono di avere in uscita un'alternata regolabile. Però nella maggioranza dei casi oggi si preferisce utilizzare dei convertitori cosiddetti bistadio, cioè anziché avere un unico stadio di conversione che mi passa dalla sinusoide rigida alla sinusoide regolabile, si preferisce avere due stadi di conversione, un raddrizzatore, quindi che dall'alternata mi permette di avere la continua, e poi uno stadio invertente, e quindi dalla continua mi permette di avere un'alimentazione in alternata regolabile. I motivi poi li vedremo, li sonderemo man mano che andremo avanti con il corso. Diciamo che la possibilità di lavorare su convertitori di questo genere, ormai gli inverter trovano un'applicazione enorme in ambito industriale, in ambito civile, tutti i motori che sono alla base degli azionamenti, che poi movimentano i processi industriali, hanno all'interno un inverter di questo genere. Ma per farvi capire, gli ascensori, all'interno degli ascensori ci sono degli inverter, quindi per tutte le applicazioni civili, industriali, questa tipologia di convertitore è quella che trova la più larga diffusione. Quindi significa che ormai si è raggiunto un livello molto consolidato di tecnologie sull'inverter, per cui se devo avere poi una conversione di questo genere, mi conviene, anche per una questione di affidabilità, mi conviene prima raddrizzare e poi utilizzare uno stadio invertente che è già più consolidato a livello industriale. A livello commerciale ce ne sono tantissimi. Per darvi solo un'idea di quello che poi è il riflesso della larga diffusione di una tecnologia sul mercato, fino a poco tempo fa gli inverter industriali avevano un costo che si aggirava, parliamo di fine anni 90, inizio 2000,
un costo che si aggirava intorno al migliaio di euro a kilowatt. Quindi significa che io ad esempio un inverter per ascensori, gli ascensori sono movimentati da un azionamento che è solitamente a 6 kilowatt, diciamo, meno che non siano grattacieli, quindi significa che solo l'inverter per l'ascensore mi costava originariamente 6.000 euro. E immaginate applicazioni industriali in cui c'erano inverter che movimentavano grossi soffianti, compressori di centinaia di kilowatt, il costo del convertitore era un costo preponderante rispetto a tutto l'azionamento. Oggi, per darvi un'idea, l'equivalente dell'inverter per ascensori da 6 kilowatt, sapete quanto costa? Un installatore lo paga 200-300 euro. Questo è il costo, quindi capite che la larghissima diffusione di quella tipologia di convertitore ha portato a un abbattimento dei loro costi impressionante. Se pensiamo da 6.000 euro a 200 euro, ma la stessa cosa si è registrata nell'ambito degli impianti fotovoltaici. Prima, i primi impianti fotovoltaici, quando, se vi ricordate, il primo Conte Energia, la gente che installava impianti fotovoltaici sui garage dappertutto perché c'era una grossa convenienza economica, però il costo dell'impianto fotovoltaico era molto elevato e il costo era dato soprattutto, a parte i costi di realizzazione, di montaggio, dal pannello e dal costo dell'inverter. Erano i due elementi principali che facevano lievitare tantissimo il costo dell'impianto fotovoltaico, tant'è che un impianto fotovoltaico da 2-3 kW per un'abitazione arrivava a costare anche oltre 20.000 euro, considerando tutti i costi di installazione. Adesso lasciamo stare a quanto poi lo propongono gli installatori, ma un inverter per un impianto fotovoltaico da 3 kW allo stesso modo costerà qualche centinaio di euro. E i pannelli fotovoltaici, il loro costo si è abbassato notevolmente. Prima si parlava di 4, 5, 6, 7 euro a watt picco, adesso stiamo al di sotto dell'euro del watt picco, quindi significa che un'installazione da 3 kW in realtà mi costa, considerando cablaggio e tutto, poche migliaia di euro. Poi chi lo venderà sempre 10-15 mila euro perché c'è tutto il ricarico commerciale, quello che volete, però a livello di componenti questi sono i costi. Quindi aver proposto sul mercato una tecnologia che ha avuto una larghissima diffusione ha portato a un grosso abbattimento dei costi. Qual è stato lo svantaggio? Diciamo, finché i costi dei convertitori erano alti, significava che era una tecnologia ad alto valore aggiunto, cioè la manodopera, tutto quello che era l'engineering sul prodotto permetteva di giustificare dei costi sul mercato che poi coprivano tutta la catena del valore. Oggi con questi costi, immaginare un'azienda che riesce a giustificare del personale per produrre inverter e alla fine devo vendere sul mercato a 200 euro, a 300 euro, questo che cosa ha comportato? Che molte aziende italiane e europee sono entrate in crisi, aziende che producevano convertitori sono entrate in crisi, cioè sui convertitori di massa ovviamente hanno trovato larga diffusione più operatori cinesi che avevano costi di manodopera molto più bassi. Però in realtà devo dire che l'industria italiana e europea è rimasta in alcuni settori sempre ad alto valore aggiunto, quindi dove c'è una grossa customizzazione del convertitore, comunque diciamo è richiesto l'engineering che di solito si trova in Italia, devo dire se ne trova molto, e anche in Europa. Poi questo lo vedremo man mano, capiremo come, quando si va a realizzare un convertitore, capire, poi fare economia di scala, cosa significa, perché poi si abbattono anche i costi quando anziché produrne uno devo produrre 1.000, 10.000 o addirittura milioni. Ovviamente c'è tutta la filiera che ha dietro alla produzione che ottiene un notevole abbattimento dei costi. Questo ovviamente lo vedremo poi più avanti, soprattutto quando metteremo mano un po' ai convertitori stessi. Partiamo adesso dalla base, cioè l'elemento importante che è alla base di qualsiasi circuito, di qualsiasi convertitore elettronico, è l'interruttore, lo switch, l'interruttore statico. L'interruttore statico si chiama così, si definisce in diversi modi, per differenziarlo dagli interruttori, ad esempio meccanici, elettromeccanici, in cui c'è un movimento. L'interruttore statico in realtà apre e chiude un circuito senza che ci sia un'operazione manuale o meccanica.
Quindi l'interruttore statico, diciamo, che è poi la tecnologia su cui si basano tutti i convertitori di cui parleremo, è l'elemento che mi consente poi di ottenere quella conversione dell'energia che abbiamo evidenziato almeno a livello macroscopico. E si basa su una tipologia particolare di materiali, ossia sui semiconduttori. Avete, voi avete già visto, penso, ampiamente di che cosa parliamo. Facciamo semplicemente un piccolo excursus per capire poi dal punto di vista pratico cosa comporta dover utilizzare i materiali semiconduttori, però ovviamente non rientreremo, non rifaremo ciò che già avete trattato in altri corsi. Allora, sicuramente i conduttori sono già una parte importante dei convertitori, tutto il cablaggio, ma anche gran parte della componentistica è fatto con materiali conduttori. Cos'è un materiale conduttore? Il materiale conduttore è un materiale che ha una struttura cristallina tale che tutti gli atomi sono molto vicini l'uno all'altro, quindi significa che gli elettroni quasi convivono su più atomi della struttura cristallina. Cioè, in sostanza, questi elettroni sono quasi liberi di muoversi all'interno della struttura cristallina, proprio perché la struttura è molto compatta e gli atomi sono uno vicino all'altro. Cioè, significa che basterà applicare una piccola differenza di potenziale, una piccola tensione, capi di un materiale conduttore, per poter liberare questi elettroni e creare flusso di cariche negative o positive, a seconda della convenzione che si utilizza, e quindi generare attraverso una differenza di potenziale, una batteria, e un materiale conduttore, una corrente. E qui sapete bene poi come si caratterizza, come si misura e così via. La cosa invece che caratterizza maggiormente i convertitori elettronici sono i semiconduttori. I semiconduttori sono materiali in realtà che sono a metà strada fra isolanti e conduttori. Gli isolanti invece, al contrario dei conduttori, sapete, hanno una struttura cristallina molto rigida e anche applicando delle differenze di potenziali elevate non permettono la circolazione di elettroni, a meno che non si superi un valore di soglia che poi genera comunque la circolazione di cariche. Vedremo che sarà il problema anche di questi materiali. Allora, i materiali semiconduttori hanno diciamo una struttura cristallina che è questa qui, sono caratterizzati dal cosiddetto legame covalente, cioè, come vedete, ogni atomo ha condivisi 4 elettroni con gli atomi che gli sono intorno all'interno della struttura cristallina. Quindi la vicinanza e la condivisione attraverso il legame covalente crea la struttura tipica di un semiconduttore. Allora, gli atomi che sono all'interno del legame covalente sono abbastanza vicini l'uno all'altro, però se il materiale semiconduttore si trova a una bassa temperatura, vicino in teoria allo 0 Kelvin, in realtà la struttura rimane una struttura molto rigida, non c'è movimento di cariche, quindi è come se fosse effettivamente un materiale isolante. Se però già arrivo alla temperatura ambiente, insomma, da oltre 10, 15, 20 gradi centigradi, in realtà l'energia termica che io metto a disposizione su questi materiali è già sufficiente per liberarmi, quindi per dare a qualche elettrone che la carica per potersi muovere all'interno di questa struttura cristallina. E che cosa succede? Ad esempio, all'interno di un legame covalente, un elettrone può liberarsi dal legame covalente che ha con il suo atomo, ad esempio può andare a occupare una posizione vicino a un altro atomo che si trova in prossimità. Quindi che cosa si genera? All'interno della struttura, della rete, della struttura cristallina del materiale semiconduttore, si creerà un'area in prossimità dell'atomo che ha perso l'elettrone che sarà a carica positiva, mentre l'altra parte, diciamo, della struttura cristallina in cui è andato l'elettrone in più, ovviamente sarà a carica negativa, scusate. Quindi si creano, scusate, devo mettere standby. Si creano delle aree, una caricata positivamente e una caricata negativamente, perché c'è questo movimento di elettroni e di atomi che in realtà invece hanno perso un elettrone, che si vengono definite lacuna perché manca qualcosa. E quindi si crea questo minimo flusso di carica all'interno della struttura cristallina e si genera questa migrazione di cariche e quindi una piccola corrente di deriva all'interno del materiale. Però in realtà questa, diciamo,
questa migrazione di cariche alla temperatura ambiente non è sufficiente da creare una corrente, cioè un materiale semiconduttore nel momento in cui si è creata questo piccolo movimento di cariche si raggiunge un certo equilibrio, ma non è che poi quel materiale diventa un materiale conduttore o si genera una corrente perché è radiato ad esempio da una fonte di calore. Cioè a un certo punto quel materiale raggiungerà una stabilità di tipo elettrostatico, se volete, e quindi si creeranno delle zone caricate positivamente e caricate negativamente, ma non ci sarà un vero e proprio flusso di elettroni o di lacune, no? Per trovare anche una similitudine con quello che avviene nei conduttori, nei materiali conduttori. Quindi a un certo punto, diciamo, il materiale entra in equilibrio e non ho più la circolazione di corrente, e quel materiale diventa di nuovo inerte. Ovviamente ha avuto una migrazione di cariche, ma è diventato comunque inerte. Allora, per poterlo sfruttare, quindi per poter creare l'effetto dell'interruttore, perché il mio problema è quello di creare degli interruttori statici, cioè degli interruttori che io posso, con cui posso aprire e chiudere un circuito comandandoli elettronicamente, perché vi ricordate l'altra volta facemmo l'esempio del chopper, no? della forma d'onda affettata: più è alta la frequenza con cui vado a affettare la forma d'onda, migliore è la qualità poi ad esempio della corrente che ne deriva fuori. Quindi la mia esigenza è quella di avere interruttori che riesco a aprire e chiudere ad altissima frequenza. Quindi per fare questo non mi basta un convertitore, un dispositivo di tipo meccanico, ma neanche un dispositivo di tipo elettromeccanico. I relè, come sapete, sono dei dispositivi elettromeccanici, sono delle bobine che quando eccito, ad esempio, mi chiudono un contatto, quando disecito mi riaprono il contatto. L'inerzia meccanica e le dinamiche che riesco a avere con i relè ovviamente non mi permettono di andare oltre qualche hertz, qualche apertura e chiusura in un secondo. Ma la mia esigenza, come vedremo, sarà invece di avere delle frequenze di apertura e di chiusura dell'ordine del migliaio di volte al secondo, decine di migliaia, centinaia di migliaia di volte al secondo. Cioè devo avere la possibilità di poter commutare in apertura e chiusura con frequenze anche dell'ordine del centinaia di kilohertz un dispositivo, per rispondere poi alle esigenze qualitative che vedremo sono proprie di alcune applicazioni. Allora, per raggiungere questo obiettivo, sicuramente il semiconduttore è il materiale ideale, perché si pone a metà strada fra il conduttore e l'isolante, proprio perché io ho la necessità a un certo punto che una parte del circuito, quando lo comando, diventi conduttore, un cortocircuito, e in altre frazioni di tempo che invece diventi l'isolante, quindi apre il circuito. Per ottenere questa combinazione, sicuramente il semiconduttore è il materiale ideale, ma fatto così con me non è che serve a soddisfare questa esigenza. Però se io vado a corrompere la struttura cristallina del semiconduttore, in realtà riesco ad avere quella differenza che mi permette poi di ottenere dal semiconduttore, sotto alcune condizioni di funzionamento, l'operatività come cortocircuito o come circuito aperto. Se ad esempio io vado a prendere fra i vari atomi che ci sono nella tabella dei materiali, vado a prendere degli atomi trivalenti, quindi rispetto al materiale di partenza che ha 4 legami covalenti, vado a prendere degli atomi che hanno 3 atomi covalenti, significa che vado a metterli, a inserirli, questa operazione di idrogaggio all'interno della struttura cristallina del silicio, ad esempio, da cui sono partito, vedete cosa si crea? Dove ho inserito ovviamente l'atomo trivalente, un legame covalente non mi si va a combinare, perché si va a combinare con le altre strutture a 4 legami covalenti che ci sono nella struttura cristallina. Se ne vado a inserire uno trivalente, rimarrà un legame covalente aperto. Quindi significa, dove andrò a inserire nella struttura cristallina degli atomi trivalenti, questi avranno una concentrazione di carica positiva. È perché mi manca in realtà un elettrone con cui andare a compensare poi la struttura cristallina che ho, ad esempio del silicio. Se invece
in maniera opposta, anziché usare degli atomi trivalenti, vado a utilizzare degli atomi pentavalenti, quindi che hanno 5 legami covalenti nel proprio intorno, significa che 4 si andranno a combinare con la struttura cristallina intorno a loro e un elettrone rimarrà senza legame covalente, rimarrà libero. Quindi significa che se vado a drogare con un atomo pentavalente una struttura, ad esempio di silicio, si creeranno delle aree a carica negativa, va bene? Quindi trivalente, carica positiva, pentavalente, cariche negative. Quindi se vado a fare delle opportune operazioni di drogaggio, quindi vado a contaminare il materiale con degli atomi trivalenti e un'altra parte con degli atomi pentavalenti, creo delle zone, una carica positiva e una carica negativa. Fino adesso non è che ho fatto ancora più di tanto. Dove avviene l'utilità? Nel momento in cui io vado a prendere una parte di silicio, ad esempio, caricato con trivalente, una parte con pentavalente, quindi una parte a carica positiva, una parte a carica negativa, le vado a mettere insieme, creo la cosiddetta giunzione positiva-negativa, PN. Nel momento in cui vado a creare la giunzione, li vado a mettere in contatto l'uno con l'altro, vado a creare il cosiddetto wafer, cosa succede? Succede che la parte caricata positivamente tenderà ad attrarre le cariche che sono nella parte caricata negativamente, quindi si crea, se volete, un flusso di elettroni dalla parte negativa alla parte positiva e ovviamente un flusso contrapposto di lacune dalla parte positiva alla parte negativa. Quindi nel momento in cui vado a mettere vicino questi due materiali, uno caricato con trivalente e l'altro pentavalente, si ha una migrazione di elettroni e lacune in modo tale da crearmi al centro che cosa? Una sorta di barriera elettrostatica, cioè il fatto che a un certo punto da una parte vadano le cariche negative, da una parte vanno le cariche positive, si crea un campo elettrico, no? Perché nel momento in cui vado a creare una concentrazione di cariche positive e negative, si crea questa giunzione, crea un campo elettrico. E dove si ferma la migrazione di carica? Quando il campo elettrico, ovviamente poiché sto spostando cariche negative e cariche positive, aumenta il campo elettrico, quando il campo elettrico è arrivato a un'intensità tale da bloccare lui stesso il flusso di cariche, ovviamente raggiungo una condizione di equilibrio elettrostatico. Quindi che cosa succede? Metto materiale N, materiale P, li metto insieme, si ha una migrazione di cariche, sulla zona di contatto del wafer si comincia a instaurare un campo elettrico, perché c'è un flusso di cariche negative da una parte e positive dall'altra, quindi più e meno si crea un campo elettrostatico, questo campo elettrostatico aumenta finché il sistema non raggiunge un equilibrio elettrostatico. L'equilibrio elettrostatico quando si raggiunge? Quando l'intensità del campo elettrico stesso blocca le cariche, la migrazione delle cariche. E quindi significa che cosa ho fatto? In realtà ho creato una giunzione e dove ho messo la giunzione, dove ho creato la giunzione, ho creato un campo elettrostatico. Questo campo elettrostatico, a un certo punto, raggiunto l'equilibrio, mi blocca le cariche. Quindi c'ho un altro pezzo, se volete. Quindi ho combinato due materiali semiconduttori, drogato uno P e uno N, li ho messi insieme, c'ho un altro flusso di cariche, ma poi a un certo punto si stabilizza tutto perché ho raggiunto una stabilità dal punto di vista elettrostatico. E che ci faccio a questo punto con questa giunzione PN? In realtà è proprio questa la base del funzionamento di tutti i convertitori elettronici, tutti gli interruttori statici. Se ad esempio io prendo questa giunzione PN e ci vado a mettere una batteria, per dirmi, se la differenza di potenziale, quindi la polarità della batteria, è concorde col campo elettrostatico che si è creato nella giunzione, non succede nulla, anzi vado a rafforzare ancora di più il campo elettrostatico, quindi blocco le cariche, le blocco ancora di più le cariche, perché sto sommando il campo elettrostatico che si è generato proprio per bilanciare il flusso di cariche. Quindi nel momento in cui aumento questo campo elettrostatico blocco ancora di più le cariche. Quindi significa che con una polarità di quel genere quella giunzione si comporta da isolante, quindi non mi fa circolare le cariche. Ma se invece io inverto
l'alimentazione. Quindi praticamente vado a generare una differenza di potenziale che si oppone al campo elettrostatico che poi si è, con cui si è creato questo equilibrio fra le cariche di raggiunzione PN. Cosa succede? Se ovviamente io creo un campo, una differenza, impongo una differenza di potenziale che è uguale o superiore al campo elettrostatico che ha bloccato le cariche, cosa succede? Che il campo elettrostatico si svuota in sostanza e quindi quel materiale mi permette la circolazione di cariche negative o di lacune dall'altra parte. Quindi con una polarizzazione, come vedete, tipo diretto, io vado ad abbattere il campo elettrostatico che mi blocca le cariche e permetto il flusso di elettroni. Quindi, vedete, questo sistema, dopo tutta questa articolata spiegazione, in realtà mi permette di avere un dispositivo che, se polarizzato in questo modo inversamente, non mi fa circolare corrente. Se polarizzato in quest'altro modo, in maniera opposta, direttamente mi fa circolare una corrente. Allora, qual è l'applicazione più semplice che può venire in mente? Significa che se io metto questo dispositivo, questa scatolotta, adesso diciamo che è una scatolotta, con un'alimentazione di tipo alternato, su un carico, ad esempio su una resistenza o quello che sia, come si comporta questo dispositivo, questa aggiunzione PN rispetto al carico? Immaginate che l'ingresso sia un'alimentazione di questo genere, ok? Una tensione di tipo alternativo. Come si comporta questo dispositivo? Nel momento in cui la tensione è positiva, quindi il dispositivo, l'aggiunzione è polarizzata direttamente, al posto di questo io ci metto un bel cortocircuito. Abbiamo detto, permette la circolazione delle cariche, quindi è come se fosse un cortocircuito. Poi in realtà proprio un cortocircuito non lo è, perché avrà una sua impedenza interna, e questo lo considereremo quando andremo a valutare le perdite, però adesso stiamo facendo un'analisi funzionale. Quindi nel momento in cui la tensione è positiva, questo si comporta da cortocircuito. Vedete, mi trovo in questa condizione, per cui sul carico, se il carico ad esempio è una resistenza, ci andrà una corrente e quindi si genererà una tensione che replica in maniera proporzionale la semionda positiva che ho in ingresso. Quando invece ho la semionda negativa, che succede? Che l'aggiunzione è polarizzata inversamente, quindi che cosa fa? Blocca la circolazione delle cariche, quindi non c'è circolazione di cariche, quindi per tutta la semionda negativa dell'alimentazione ho zero, quindi non ho circolazione di carica, non ho corrente nella resistenza, non ho caduta di tensione sulla resistenza. Se la corrente è nulla, R per I è uguale a zero. E quindi la tensione è nulla. Nell'altra poi semionda positiva, di nuovo replico. E quindi ho realizzato un primo convertitore. Questo, vedremo, si chiama diodo. È l'interruttore, in realtà non è controllabile perché si comporta da cortocircuito, da circuito aperto, semplicemente in funzione di quello che è il circuito in cui è collegato, quindi non ho io un grado di controllo su questo dispositivo. Lui si comporta in funzione della tensione con cui poi è sollecitato. Questo semplice dispositivo, costituito da un'aggiunzione PN, un'alimentazione in alternata e un carico, una resistenza, costituisce il più semplice raddrizzatore che io conosco, perché in realtà, vedete, qui ho un'alimentazione in alternata. Quando parlo di alimentazione in alternata, tensione in alternata e così via, parlo di grandezze, sapete, a valore medio nullo. Ok? Quindi, quando ho un'alimentazione di questo genere, un'alimentazione in alternata a valore medio nullo, sto parlando di grandezze alternative, grandezze sinusoidali, se poi sono sinusoidali, o periodiche alternative, a valore medio uguale a zero. Quando la converto in una forma d'onda del genere, questa è una forma in continua. Lasciate stare che non è continua nel senso che è indipendente dal tempo, ma il suo valore medio, vedete, è diverso da zero. Quindi significa che ho realizzato un'alimentazione in continua per il carico. Va bene? Quindi per capire se è continua o alternata devo sempre vedere il valore medio. Se è valore medio nullo, sto in alternata. Se è valore medio diverso da zero, sto in continua. Io potrei avere una continua anche con una sinusoide che ha il valore medio spostato in alto. Questa
con tutto che è una sinusoide, non è una grandezza alternativa al valore medio, va bene? Questo poi lo vedremo bene quando faremo i convertitori, perché la componente continua è poi quella che mi fa capire se sto lavorando con un convertitore in continuo o in alternato. Però, detto ciò, questo tipo di conversione statica dell'energia non è nient'altro che il più semplice raddrizzatore. Ok? Quindi parto da un'alimentazione in alternata, che è questa qui. Questo dispositivo, che è il diodo, poi lo vedremo, lo caratterizzeremo, comunque è il dispositivo più semplice, l'aggiunzione PN, semplice, senza nessun grado di controllo, che mi permette di tagliare quelle che sono le semionde negative e quindi avere in uscita un'alimentazione a valor medio diverso da zero. Ok? Quindi l'applicazione più semplice, se volete, di questa aggiunzione è proprio il raddrizzatore. Un raddrizzatore molto semplice, un circuito che mi permette di avere passare da un'alimentazione in alternata a un'alimentazione in continuo. E quindi proprio su questo principio si basano tutti i convertitori che noi faremo. Quindi, come vedete, già da questo semplice schema si capisce che la modalità di funzionamento conduzione o interdizione, vi ripeto, conduzione è come se ci fosse un cortocircuito, interdizione è come se ci fosse un circuito aperto, quindi non c'è continuità, per cui non c'è circolazione di corrente, va bene? Quindi la modalità che io riesco a stabilire con una semplice giunzione PN è quella di conduzione o interdizione in funzione di quella che è la tensione del circuito, va bene? È ovvio che se qua, anziché un'alimentazione alternata, avessi una batteria, è ovvio che sarebbe quasi inutile averlo, no? Perché la batteria è in continuo, per cui sarebbe, se la polarità è quella giusta, sarebbe sempre in conduzione, quindi la presenza di questa aggiunzione qui sarebbe quasi ininfluente, a meno che di non generarmi alcune perdite, come vedete. Però il fatto di avere un'alimentazione in alternata e quindi l'alternanza di polarità positive e negative mi permette di ottenere la funzione di tensione continua, quindi di raddrizzare quella che è la tensione di ingresso. Allora, da qui quindi si basano tutti i dispositivi che devono necessariamente passare per la condizione operativa del circuito in cui sono. Quindi tutte le giunzioni PN dovranno, per andare in conduzione, in interduzione, dipenderà sicuramente dal circuito in cui sono inserite. Però io voglio qualcosa in più. Nel convertitore controllato, se io ad esempio qui volessi variare il valore medio della tensione, e io con questo dispositivo non posso variare il valore medio, perché quello che ne deriva è quello che mi impone il circuito, quindi una semionda positiva è una zero, una semionda positiva è una zero. Il valore medio sarà l'integrale di questa forma d'onda, ok? Sul periodo, quindi non ho la possibilità di andare a cambiare il valore medio, perché in realtà su questo dispositivo non ho la controllabilità. Però vedremo in realtà che ci sono dei dispositivi che mi consentono, oltre che di cambiare lo stato in funzione del circuito in cui sono, mi permettono di avere anche un grado di controllo esterno, quindi di mandarlo in conduzione o in interdizione con un comando esterno. E questi sono appunto gli interruttori controllati, che sono degli interruttori statici, abbiamo detto di tipo elettronico, in cui ho la possibilità di accendere, che ho la possibilità di accendere o spegnere, ovviamente non col dito perché non sono meccanici, ma con un apposito circuito di controllo, quel circuito di controllo che poi mi dovrà consentire di aprirli e chiudere con una frequenza molto elevata per ottenere, vi ricordate, le forme d'onda qualitativamente accettabili di cui abbiamo parlato. Questo è un interruttore statico. L'avrete già visto, è caratterizzato principalmente da tre morsetti, l'anodo e il catodo, che sono quelli che ci ritroviamo dalla giunzione PN, e poi però c'è anche un terzo morsetto, che è il segnale di gate, il segnale di controllo, proprio perché nella generalità dell'interruttore lui si deve comportare da circuito aperto e chiuso, abbiamo detto, in funzione del circuito in cui sta, però mi deve anche consentire dall'esterno di intervenire per poter andare a controllare l'apertura e la chiusura. Quindi questo è lo schema generale che troveremo, che utilizzeremo quando dovremo fare il modello di un convertitore,
è la schematizzazione di un qualsiasi convertitore, in cui ci sono, scusa, interruttore, in cui ci sono tre morsetti. Poi ovviamente cambierà la tipologia dei morsetti, di come li vado a controllare in funzione della tecnologia che vado ad utilizzare. Una cosa importante, poiché parliamo di convertitori reali, nel momento in cui devo fare una simulazione, in realtà mi basta questo, lo metto nella mia simulazione numerica, accendo, spengo e quindi mi basta quello. Quando invece poi questo convertitore, vedremo un circuito complesso in cui ci possono essere diversi di questi interruttori statici, lo devo realizzare, vedremo che non ci sarà solo il convertitore da dover progettare, dimensionare, installare. Dimensionare significa scegliere il tipo e la potenza del mio interruttore e quindi del mio convertitore. Una delle cose che sarete chiamati a fare, cioè scegliere la taglia di questo interruttore in funzione dell'applicazione, quindi dell'ingresso e soprattutto del carico che andate ad alimentare. Nella realtà voi vedrete che nei convertitori che andrete a realizzare non c'è solo, ahimè, il semplice interruttore o la combinazione di più interruttori. Ci sono tutta un'altra serie di circuiti che voi dovrete realizzare a corredo del convertitore che servono poi a farlo funzionare. Un circuito sarà appunto il circuito di controllo, cioè la possibilità di andare a spegnere e accendere l'interruttore, come abbiamo detto, è fatto attraverso un circuito di controllo esterno, un circuito elettronico, che io dovrò realizzare in funzione della tipologia dell'interruttore stesso. Ci sono diversi interruttori, in funzione dell'interruttore dovrò andare a realizzare un particolare tipo di circuito di controllo che mi permette di aprire e chiudere quel circuito. Quindi troverete, quando progetterete o realizzerete il convertitore, oltre all'interruttore dovrete realizzare un circuito di controllo, un circuito di protezione. Questo sarà importante, preferisco non farvi troppa teoria su questo, perché la cosa migliore è che lo proviate direttamente in laboratorio. Quindi circuito di protezione lo studieremo quando andremo in laboratorio, lo realizzeremo e capiremo a cosa serve, come si fa, a cosa serve. Però vi dico che il circuito di protezione serve a evitare che il convertitore funzioni in maniera anomala, sia per se stesso, quindi che possa autodanneggiarsi, ma sia possa perturbare tutto ciò che è intorno al convertitore stesso. Per farvi un esempio, nel momento in cui, vi ricordate, vado ad affettare la forma d'onda, la tensione, apro il circuito e quindi azzero la tensione, crea un fronte ripido di discesa o di salita della tensione, quindi un DV su DT con un fronte molto ripido, un gradino praticamente. Quel gradino mi genera tutta una serie di disturbi di tipo elettromagnetico, che non so se faremo in tempo a caratterizzare, però ci sono. Noi abbiamo anche una camera anecoica in cui si caratterizzano i convertitori proprio in termini di emissioni elettromagnetiche, e quelle emissioni potrebbero perturbare tutto l'ambiente circostante. Quindi quello che si fa attraverso il circuito di protezione, si va a limitare la pendenza di quel gradino in modo tale che non sia il convertitore stesso troppo inquinante dal punto di vista elettromagnetico per tutto ciò che c'è intorno. Ma i circuiti di protezione servono anche perché, quando vedremo, apriamo o chiudiamo l'interruttore, diciamo, c'è un fronte di salita o di discesa della tensione e della corrente che ha una sovrelongazione. Queste sovrelongazioni di solito possono essere molto importanti, e quindi ad esempio se io ho una tensione in continua di 500 volt, quando vado ad aprire e chiudere un interruttore si può creare all'interno dell'interruttore una sovrelongazione che può essere anche pari al doppio della tensione in ingresso, e quindi superare l'isolamento in tensione che ha il dispositivo. Per cui il circuito di protezione servirà a proteggere, se vogliamo, l'interruttore da queste anomalie che sono poi dovute al funzionamento reale dell'interruttore stesso. Però è vero, questo lo vedremo direttamente in laboratorio, perché la prossima volta, il prossimo mercoledì, prenderete un interruttore, lo farete commutare, vedrete quali sono effettivamente le caratteristiche, i fronti di salita e di discesa, vedete di che cosa stiamo parlando e che cosa si deve fare per, ad esempio, limitare queste sovrelongazioni che possono essere dannose per l'interruttore stesso. E poi c'è questo, la dissipazione. Abbiamo parlato prima del fatto, ok, questo si comporta, quando la tensione è positiva, si comporta da cortocircuito. Nulla è un cortocircuito franco, tutto ha una resistenza, anche il conduttore, sapete, ha una resistenza, quindi
c'è una resistenza interna che si oppone alla migrazione di cariche e fa sì che ci sia una parte di energia che venga dispersa per effetto Joule, sotto forma di calore. E anche questo, nel momento in cui si comporta da cortocircuito, lui avrà una sua impedenza interna, comunque mi provocherà una caduta di tensione e una dissipazione di energia per effetto Joule. Questo si riscalda. Come si riscalda vedremo l'interruttore, e più lo commuto velocemente e più l'interruttore si riscalda. Quindi significa che poiché l'interruttore è miniaturizzato, è piccolissimo, vedrete, cioè riesco ormai a commutare altissime tensioni, altissime correnti con dispositivi miniaturizzati, però significa che quel dispositivo, poiché è piccolo, non ha la capacità di disperdere il calore come lo può avere termosifone o comunque un sistema di raffreddamento con un'ampia superficie. Lì la superficie è molto piccola, quindi significa che se io genero del calore all'interno di quel volume e non ho la possibilità di disperdere quel valore, quel calore velocemente, quell'energia termica sviluppata che cosa fa? Fa aumentare vertiginosamente la temperatura del dispositivo, che me lo fa bruciare. Quindi se io non metto un bel dispositivo grosso, quindi aumento la superficie di scambio termico del mio piccolo interruttore con l'esterno, l'interruttore non lo riesco a far funzionare nemmeno con un centesimo della corrente con cui, della sua corrente nominale. Quindi quando si va a fare la progettazione di un convertitore, si vede quanto questo convertitore dissipa in funzione della mia applicazione, e si deve andare a montare un opportuno dissipatore che è fatto con delle alette e su cui poi materiale metallico che mi permette uno scambio termico molto veloce, su cui è montato la placchetta metallica che si trova sull'interruttore, in modo tale da avere una maggiore superficie di scambio termico con l'esterno. Questo lo faccio fino a certe potenze. Vedremo in laboratorio dei convertitori da qualche kilowatt, ve l'ho accennato l'altra volta, in cui la parte attiva dell'interruttore è un volumetto così piccolino. Tutto il resto sono le alette di raffreddamento che servono a dissipare il calore. Fino a qualche kilowatt lo riesco a fare in questo modo. Quando supero la decina di kilowatt, 10, 20, 50 kilowatt, non è neanche più sufficiente utilizzare dei semplici dissipatori. Si usano dei dissipatori a ventilazione forzata, quindi si cominciano a mettere delle ventole sul dissipatore, perché mettere la ventola significa garantire una maggiore dispersione dell'energia termica che sviluppa quel dispositivo. E oltre altri valori, quindi fino a un verte di qualche decina di kilowatt, ci trovate, sentite anche dal rumore, le ventole, no, di ventilazione forzata. Quando supero qualche decina di kilowatt c'è addirittura uno scambio termico dovuto a un impianto, a uno scambiatore ad acqua, ad olio. Quindi si usano dei sistemi di raffreddamento, addirittura dei cicli frigoriferi sui convertitori all'ordine del megawatt, si mettono proprio degli scambiatori di calore tipo frigorifero con le serpentine, perché ho la necessità di disperdere tanta energia termica. Per farvi un esempio, ci sono in commercio dei convertitori di un megawatt, anche di più di un megawatt, decine di megawatt. Se anche sono bravo, io con questi convertitori riesco ad avere dei rendimenti anche oltre il 90%, 92%, 93%, 95%. Ok, ma quando sto parlando di un convertitore di 10 megawatt, anche il 5% di potenza che io disperdo, stiamo parlando di decine, centinaia di kilowatt, che è calore. Voi immaginate la stufetta, ormai non ci sono più, però vi ricordate le stufette, quelle a resistenza? Quelle, ognuna di quelle di solito era a un kilowatt, no? Un kilowatt, due kilowatt, tre kilowatt. Cioè una stufetta da 3 kilowatt con la resistenza sviluppa un bel po' di calore, in una stanza del genere la riscalda abbastanza velocemente. Quindi immaginatevi disperdere decine o centinaia di kilowatt in un volume che non è un volume grandissimo, e significa che non vi basta più lo scambio termico naturale o una ventilazione con dei ventilatori. Io devo raffreddare, quindi è come si fa con l'automobile, con il motore a combustione interna. Che si fa? Perché lì la temperatura tende a salire molto in un volume piccolo. Io ci devo mettere una serpentina con dell'acqua, del fluido, che
raffreddo, mi va ovviamente a scambiare calore con il motore, quindi il motore cede calore al liquido, poi mi passa nel radiatore, lo riraffreddo di nuovo e poi rientra nel motore. Quindi devo realizzare degli scambiatori termici ad acqua anche per i convertitori, quindi realizzo delle strutture molto complesse esclusivamente per andare a raffreddare il mio convertitore, perché ripeto, le potenze in gioco non sono poche. Parliamo di convertitori, un convertitore da 5-6 megawatt, qualcosa, diciamo un container pari alla metà di questa stanza, in cui la parte attiva però, se andate a vedere, è come questa scrivania, tutto il resto sono scambiatori termici, perché non ho la possibilità di andare a ovviamente a dissipare in poco volume. Un esempio è questo qui. Questo è un dispositivo di potenza dell'ordine di qualche centinaia di kilovolt ampere. Vedete, questa è la parte attiva, è un disco così, centinaia di kilovolt ampere. Quindi capite benissimo che questo disco, e questo è il circuito di controllo di cui vi avevo parlato, poi lo capirete un po' meglio poi quando andremo avanti nel corso. Questo sistema è un elemento base che costituisce poi il convertitore, che vedremo sarà fatto da N dispositivi di questo genere, che vengono messi uno a fianco all'altro, vengono infilati in un dissipatore che poi è un dissipatore ad acqua. Quindi la struttura attiva è un disco di questo genere, ovviamente ne metto diversi perché il circuito sarà più complesso, quindi tutto il resto sarà dissipatore. Ok, poi vi farò vedere qualche schema per curiosità. Ma è importante capire che poi il volume maggiore lo occupa proprio la parte di scambiatore termico, ed è la parte che, se non dimensionate bene, è quella che vi distrugge il convertitore. Se voi la sottodimensionate, significa che quell'interruttore a un certo punto si brucia. In molti casi poi succede, diciamo, il lavoro del corso non succede perché il progetto ormai è già abbastanza standardizzato. Per esempio, capita spesso in lavori di tesi, in cui facciamo convertitori particolari, quindi li sperimentiamo su dei carichi, sbagliano a fare il dimensionamento del dissipatore, e quindi significa che poi l'interruttore, dopo qualche minuto che l'ho fatto funzionare, supera la sua temperatura massima e si brucia. Quindi è molto importante andare a dimensionare opportunamente quel dispositivo. E neanche vale il discorso, perché sarete ingegneri, l'ingegnere ottimizza, non deve sovradimensionare, e anche vale il discorso, ma sì, io sovradimensiono, ci metto un dissipatore enorme per processare 500 watt, è ovvio che non si romperà mai, ma non avete fatto una cosa efficiente. Quindi il lavoro che dovrete fare è commisurare quello che è il dissipatore che vi serve, magari con qualche margine di sicurezza, ma non il 200-300-400% di sicurezza. Ok, quindi dovete fare bene i progetti. Andiamo avanti per un altro 20 minuti o volete fare una pausa? Facciamo 5 minuti di pausa. Andiamo avanti. Okay. Allora, cominciamo adesso, facciamo una rapida carrellata su quelli che sono i dispositivi, arriviamo poi, ovviamente continueremo domani, giusto domani abbiamo lezione, e perché? Per capire poi quali sono i sistemi che andremo a utilizzare per comporre, per realizzare i convertitori elettronici. Vi ricordate che io devo realizzare dei convertitori DC-DC, quindi da un'alimentazione continua, mi permettono di avere un'alimentazione continua regolabile, e convertitori DC a C, da un'alimentazione continua a un'alimentazione alternata regolabile in frequenza e in ampiezza. Quindi è questo il mio target, quello che devo fare. Vediamo quali sono i dispositivi che poi mi consentiranno, opportunamente combinati, di realizzare queste funzioni di trasformazione statica dell'energia. Allora, il primo è questo, no? Quello che abbiamo visto prima, la semplice giunzione PN non è nient'altro che il famoso diodo che voi avrete già visto in diverse salse e così via. Importante considerare che il diodo non c'è solo il diodo di segnale, cioè quello che si trova integrato nell'elettronica di segnale dove passano pochi milliampere. Il diodo è nel nostro caso un diodo di potenza, cioè lì dentro ci possono passare anche migliaia di ampere. Ok, quindi attenzione, quando si fa la scelta di un diodo, partire dalle specifiche,
da quella che è la tensione, vedremo perché è importante la tensione, e la corrente che deve attraversare il diodo. La caratteristica del diodo è questa. Allora, quella ideale è questa qui. Perché? Perché di fatto, come abbiamo detto, quando la tensione è negativa, quindi è polarizzato inversamente, non mi permette la circolazione della corrente, vedete, la corrente è zero. Nel momento in cui la tensione è positiva, mi permette, si comporta da cortocircuito, per questo la caratteristica se ne va, ok? Quindi questa è la caratteristica ideale, ma a noi questa non ci serve. A noi ci serve questa, che è la caratteristica reale del diodo. E vedete, rispetto a questa ci sono due grosse differenze, che quelle che poi vedrete quando l'andrete a montare sul circuito. Innanzitutto va su non a zero, ma a un certo valore di tensione. Perché secondo voi non va subito a infinito la corrente, quindi non si comporta subito da cortocircuito, ma ha bisogno di un po' di tensione per comportarsi da cortocircuito? Vi ricordate, abbiamo detto che deve abbattere il campo elettrico che si genera, no, nella giunzione. Quindi ci deve stare un po' di tensione che devo superare per poter abbattere quell'area di campo elettrico che si genera nella tensione. Quell'area di solito nei piccoli diodi è dell'ordine del volt, nei diodi di potenza invece, dove le strutture sono più grandi, le superfici, i volumi sono più importanti, anche i materiali poi sono diversi, può essere anche dell'ordine di diversi volt. Ok, quindi bisogna fare attenzione, perché nel momento in cui io ad esempio voglio ottenere un raddrizzatore, devo immaginare che non avrò esattamente questo, che è quello che mi immagino andando a pensare a una caratteristica ideale come questa. Io avrò una cosa del genere, vi trovate? Cioè, finché non la tensione in ingresso non ha superato questo valore, questo valore di soglia, quello non va in conduzione. Quindi significa che se qui sto lavorando con una sinusoide a 4-5 volt, significa che questo problema legato alla tensione diretta minima, per cui per la quale poi va in conduzione, mi provoca comunque una sorta di distorsione sulla tensione in uscita, no? Cioè questo in realtà si mantiene a zero, non va in conduzione finché non supero questa tensione. Però questo lo so, è un dato. Andando a scegliere opportunamente questo interruttore, è un dato che conosco, e quindi quando vado a vedere, analizzare la forma d'onda in uscita, ne tengo conto. A cosa devo fare attenzione? Progettazione, quello è importante. Se io devo andare a realizzare un raddrizzatore per un microcircuito in cui ho grandezze dell'ordine di qualche volt, allora è inutile che utilizzo dei diodi grossi che sì, mi fanno circolare qualsiasi corrente e così via, se poi devo andare a interrompere tensione di qualche volt, perché quei grossi diodi avranno delle tensioni di polarizzazione diretta belle grosse, 7, 8, anche 10 volt, per cui è importante andare a scegliere un diodo che è commisurato alla potenza e alle condizioni operative in cui devo lavorare. È ovvio che se lo sto mettendo in un circuito di un raddrizzatore da 1 megawatt, è normale che devo prendere quelli massicci, quelli che sono in grado effettivamente di sostenermi con la tensione. L'altro problema sta qui. Ok? Cioè vedete che in realtà non è vero che per qualsiasi valore di tensione, di polarizzazione inversa, quello si comporta sempre da circuito aperto. Voi avete fatto i condensatori, ad esempio. I condensatori sapete che hanno una propria tensione nominale. A cosa è legata la tensione nominale di un condensatore? O tensione massima, a volte sono diverse, però per applicazioni stazionarie si tende a mantenere tensione nominale e tensione massima allo stesso valore. Cosa succede a un condensatore di 400 volt se io lo alimento a 1000 volt? Avete mai sentito esplodere un condensatore? Sperando che non mi senta nessuno, a noi una volta ci è esploso un condensatore in laboratorio. Ho fatto una botta, uno di quelli barattoloni che si trovavano prima, ancora si trovano, nelle lavatrici.
i condensatori che si utilizzano per avviare i motori, motori a commutazione delle lavatrici, semplicemente perché facendo un'operazione abbiamo alimentato una sovratensione, ha fatto una botta enorme, oppure esplodono quando li mettete in corto, corto franco. E perché esplode il condensatore? Un condensatore da 400 volt, nel momento in cui lo alimentate con una tensione superiore della sua tensione nominale, perché esplode? Quindi uno dice, vabbè, non funziona, caccia un po' di fumo e poi si rompe. No, quello esplode, una botta enorme, perché esplode? Avete mai visto un condensatore come è fatto? L'hanno sezionato un condensatore, l'hanno fatto vedere sezionato il condensatore. Non avete mai visto un condensatore sezionato? Allora vi do un po' di condensatori, di condensatori che portate a casa e fate scaricate di prima. Allora, ad esempio, ci sono quelli avvolti che sono, voi sapete, lo schema di un condensatore è questo, no? Ci sono delle lamine di materiale metallico e in mezzo c'è il dielettrico, ok? Proprio grazie a questa alternanza di materiale conduttore e di dielettrico si ha l'effetto della migrazione di cariche, il campo elettrostatico, e questo funziona da condensatore, accumula una carica e così via. Quando io supero la sua il valore della tensione nominale o tensione massima, anche di un certo valore, questo dielettrico che sta qua dentro non ha più le funzioni di isolante, si supera, se vi ricordate, avete sentito elettrotecnica, tanti corsi, il limite di rigidità dielettrica, cioè significa che qua dentro, se la tensione supera un certo valore, si fa l'arco, si verifica l'arco. L'arco che cos'è? L'arco, alta temperatura, altissima temperatura, in pochissimo tempo. Quando voi prendete un materiale che sta compattato come quello del condensatore, e lo portate immediatamente nel giro di qualche frazione di secondo da 20 gradi, 30, 50 gradi, pure se sta funzionando, a 1000, 2000, 3000 gradi, che succede? Che succede quando un materiale lo riscaldate? Si espande. Allora, se un materiale lo espandete, lo riscaldate così violentemente, la variazione di volume sarà altrettanto violenta. Questa è l'esplosione. Esplosione, esplosione. Implosione, ma risucchia esplosione quando aumenta il volume, ok? Quindi significa che in un condensatore, quando superate il limite di rigidità dielettrica, quindi quando lo alimentate a una tensione superiore della sua tensione nominale, oddio, per qualche valore è anche consentito, ma se esagerate ovviamente esplode il condensatore, tant'è una delle cause maggiori di rottura dei condensatori, sbagliate a fare qualcosa e distruggere il condensatore. Considerate, i condensatori ce ne staranno tanti dentro i nostri convertitori, e poiché vi ricordate che ho parlato di quelle sovraelongazioni che hanno gli interruttori, attenzione, perché mettere un condensatore vicino a un interruttore che ha una sovraelongazione che non controllate, pom, fate le botte, va bene? Allora, e qui succede la stessa cosa, cioè nel momento in cui alimentate con una tensione inversa un diodo, una giunzione PN con una tensione altissima, qui stiamo parlando di tensioni alte, quindi tensioni nominali normalmente di qualche decina, centinaia di volt, parliamo di 1000 volt, 2000 volt, 3000 volt. Quindi quando alimentate anche in maniera inversa la giunzione con una tensione molto più grande in valore assoluto di quella nominale, succede la stessa cosa che succede al condensatore. Praticamente si verificano degli archi, comunque il mio materiale non ce la fa più a isolare, qualsiasi isolante ha una rigidità oltre la quale comunque si comporta poi da conduttore. E questo vale anche per i diodi, quindi i diodi quando si vanno a scegliere in funzione della corrente che ci circola dentro e della loro tensione di isolamento, tensione di interruttore, di interruzione, massima tensione di interruzione. Perché se ad esempio vado a prendere un diodo, no, dico vabbè tanto c'ho pochi ampere, ci prendo un diodo da 10 ampere, ma poi lo vado a collegare a una tensione che mi varia da 400 più o meno 400 volt, e quel diodo in realtà è un diodo che mi sopporta al massimo qualche 50-60 volt, e nel momento in cui la sinusoide arriva al valore negativo in assoluto di 400 volt,
mi comporta che quel diodo vada in conduzione, ma in conduzione si rompe e così via. Quindi la scelta va fatta anche in funzione non solo della corrente che può circolare nel mio diodo, ma anche della sua tensione di isolamento, perché devo fare in modo che la tensione, la cosiddetta tensione di breakdown, non ricada all'interno della mia operatività del circuito. Cioè, se io qui devo lavorare a 400 volt in valore assoluto, io dovrò prendere un diodo che ha una tensione massima di 1000 volt o più, quindi devo evitare che ci sia qualsiasi causa di malfunzionamento all'interno del mio dispositivo. Un passo in avanti, perché il diodo è quel dispositivo, in realtà abbiamo detto non è controllabile, è quello più semplice, ne troverete tanti, ce ne saranno tanti nei nostri circuiti, però non è l'elemento che mi permette di avere il controllo sul mio circuito. Quindi se io voglio avere un'alimentazione controllabile, io devo avere un grado di controllo sul mio interruttore, devo avere la possibilità di accendere e spegnere non solo quando lo dice il circuito, ma anche quando lo dico io. E difatti ci sono tutta un'altra serie di interruttori statici che, come vedete, questo è ad esempio l'SCR, sono quelli che sono in grado di processare potenze più elevate. L'SCR è fatto, vedete, da una combinazione di giunzione PN-PN o viceversa NP-NP, e c'è il segnale di gate che va all'interno ad esempio di un'area P. E funziona in questo modo: nel momento in cui io inietto lì dentro una corrente, quindi inietto delle cariche, faccio come se neutralizzassi la parte positiva, perché ci inietto delle cariche negative. E quindi significa che questo, quando lavora normalmente senza che io metta corrente dentro, tanto che ci metto una polarizzazione diretta quanto ci metto una polarizzazione inversa, comunque si comporta da circuito aperto. Ok? Perché quella che è diretta per uno è inversa per l'altra giunzione. Quindi significa che qualsiasi tensione ci vada a mettere qui non condurrà mai, va bene? Nel momento in cui vado a iniettare una corrente nel mio pin di gate, cosa succede? Si neutralizza questa parte della giunzione e quindi diventa una giunzione PN, ok? Che può andare in conduzione nel momento in cui la tensione è positiva. Allora, se io utilizzo un SCR per raddrizzare questa funzione sinusoidale, cosa ne ottengo io in uscita? Allora, se non mando nessun segnale di corrente, nessun impulso di corrente alla gate, quello che succede è questo. Non c'ho nulla, perché ovviamente diretto mi blocca questo, inverso mi blocca questo e quindi non mi farà circolare corrente. Nel momento in cui ho la semionda positiva e io a un certo punto della semionda positiva mando l'impulso di corrente, cosa succede? Quindi immaginate che io qui mando l'impulso di corrente. Quello che succede sul carico è che fino a quando non ho mandato l'impulso di corrente ho la tensione nulla, corrente nulla, non circola corrente. Quando mando l'impulso di corrente, quello va in conduzione e quindi riprende la sinusoide. Fino a quando? Fino a quando ovviamente la tensione non ripristina le condizioni di interdizione. Quindi io mando l'impulso, lo mando in conduzione. Quando poi la tensione diventa negativa, anche se io qua ci ho mandato l'impulso, lui comunque va in interdizione. Vi trovate? Perché devono essere verificate le due condizioni, polarizzazione diretta e impulso di gate. Quindi significa che io mando l'impulso, lo mando in conduzione e poi questo si ferma e va a zero, ok? Nella semionda successiva io posso sincronizzare l'istante in cui mando l'impulso in modo tale da avere, rispetto, vedete, alla semionda che avrei originariamente con un diodo, un valore con una semionda positiva parzializzata. E poiché l'istante lo decido io, cioè quando mandare l'impulso di gate lo decido io posso decidere se mandarlo subito e quindi avrò un valore medio piuttosto elevato, oppure posso decidere di aumentare il ritardo e quindi, se ad esempio il ritardo lo fisso qui, avrò queste aree in cui
la sinusoide la ribalto sul carico. Quindi significa che, vedete, andando a modulare il tempo in cui vado, l'istante in cui vado a mandare l'impulso, vado a controllare il valore medio della tensione in uscita. Quindi che cosa ho ottenuto? Ho ottenuto un raddrizzatore controllato in questo caso, perché attraverso l'impulso di gate sono in grado di ritardare l'accensione, ok? Cioè sono in grado di ritardare il momento in cui il dispositivo va in conduzione, perché per questi dispositivi si devono verificare contemporaneamente la polarizzazione diretta, che dipende dal circuito, e l'impulso di gate. Quindi se io non mando l'impulso di gate, questo sarà sempre zero. Oppure se io mando l'impulso di gate quando è negativa, non succede nulla, perché comunque è interdetto dalla polarizzazione. Quando invece la polarizzazione è diretta e mando l'impulso di gate, avviene la conduzione, quindi il dispositivo va in conduzione e riesco a alimentare il carico. Quindi questo, se vedete, è il primo esempio con gli SCR, sono i primi dispositivi che vi consentono di avere una controllabilità in qualche modo della tensione in uscita. E sono i primi dispositivi che si sono sviluppati, i tiristori, che sono in grado di lavorare con potenze molto alte. I tiristori sono ancora oggi utilizzati nel campo delle altissime potenze. Va bene? Stop, ci fermiamo qui e riprendiamo domani.